Presidente Di Labbio, ci eravamo lasciati nel primo tempo con ottime considerazioni, ottime prospettive. Il risultato ha confortato questa analisi, quindi tutti contenti. Tutti contenti, felicissimi, hanno retto anche il secondo tempo, nelle altre gare il secondo tempo abbiamo un po' mollato, invece oggi abbiamo stretto i denti e abbiamo tenuto fino al 90°. Questa è la squadra che mi piace, avanti così. Grazie, grazie Presidente. Mauro Febbo, insomma, come vede, la domanda da 50 milioni di euro, come vede la politica, fra virgolette, questa bella realtà? Ma mi sembra che insomma c'è molta sostanza, ottimi risultati, oggi un risultato pieno, finalmente tondo, una bella partita e quindi speriamo di proseguire su questa scia. Cristian Poglio, ben rivisto qui sulle tribune dell'Angiolini, ci sei sempre, insomma, ben rivisto nel senso che oggi sei ai nostri microfoni. Allora, un commento tecnico, c'è poco da dire su questo piano, ed un commento invece di inclusione per questa bella realtà. No, la squadra gioca sempre meglio e questa è la cosa che mi fa stare più tranquillo, anche perché il campionato stai vedendo che inizia a dare dei verdetti, le squadre in alto iniziano ad essere abbastanza consecutive nel gioco, nei risultati, e penso che sarà un campionato ancora più bello di quello dell'anno scorso. Come un abitué su questo palcoscenico dell'Angiolini, insomma, mentre i tifosi adesso fanno, guarda che bello, fanno la ola in omaggio della squadra. Allora, domanda solita, come vedono le donne questa bella realtà del Chieti? Allora, io la vedo bellissima, quindi mi auguro che tutte le donne abbiano la stessa impressione e lo stesso entusiasmo. E ripeto, vedere tutte queste donne, oggi ero seduta a fianco a tante donne, è sempre bellissimo. Io quindi mi auguro che tante altre donne possano venire e avvicinarsi al calcio, anche quelle che fino ad oggi di calcio non sapevano neanche l'ABC, perché la passione prende e si vede qua, vedendo tutte queste persone si vede questo stadio pieno di donne, di anche mogli che si vergognano. C'è la signora, si vergogna. No, vabbè, ma c'è la passione. Io ormai sono andata anche a Fermo in trasferta, quindi ormai con le trasferte è così vicino, perché no? Anzi, se organizziamo un bel gruppo di donne, io sono la prima. È un impegno qui dell'assessore Pantalone, che ha detto certo, che c'è, che organizza un pullman anche di donne. Assolutamente, devo dire che lo stadio quest'anno è veramente aperto alle famiglie, aperto ovviamente ad una frequentazione veramente ampia della società civile. Credo che sia veramente lo sport che ha finalmente una casa. Questo coro è bellissimo, ovviamente, e quindi devo dire complimenti alla società, perché oltre che ai risultati sportivi c'è anche questa voglia di far partecipare le famiglie. Lo stadio è gremito di persone, insomma, speriamo che possa essere una stagione di successo. Al momento devo dire che la classifica ride ai nostri colori. Orgoglio di essere teatino. Siamo felicissimi di questa vittoria, eravamo mercoledì a Fermo in trasferta come sempre, oggi eravamo convinti che Chieti avrebbe dato il massimo, così è stato, 3 punti meritatissimi, un grande successo, oserei dire un tripudio con questo 3-0, la squadra sta crescendo sempre di più, sono convinto che ci sono tutti i presupposti per fare bene, e continueremo a tifare Chieti come sempre. Allora Ettore, è un piacere vedere che comunque il passaggio di consegne abbia determinato una conferma di coloro che hanno lavorato prima per arrivare a questo risultato dopo, quindi mi sembra soddisfazione massima anche da parte tua. Certo, la soddisfazione massima, perché ovviamente abbiamo i risultati positivi, però indipendentemente dal campo abbiamo riorganizzato la società meglio e quindi secondo me possiamo sperare quest'anno di poter raccogliere quello che magari l'anno scorso non siamo riusciti.
e quindi di avere una situazione più gradevole, e quindi incrociando le dita, non dico quello che tutti vogliono sentire, però di essere magari l'anno giusto per qualcosa di importante. Grazie al vicepresidente, grazie. Ettore, grazie. Uno dei tifosi storici che mi sfugge sempre. Allora, come buonasera a tutti, presentati. Sono Raul Nervegna. Raul Nervegna, il tifoso storico qui della tribuna dell'Angelini. Allora Raul, un Chieti che anche tecnicamente sta crescendo. Assolutamente, abbiamo visto un Chieti in crescita, ma decisivo, perché comunque ogni partita è una partita a sé. Dopo Di Fermo, che è stata una partita molto complicata, venivano comunque da dei pareggi comunque anche un po' deludenti, è stata una partita questa che ci ha riscattato e quindi ci ha rimesso lì sempre comunque in prima linea con le altre due pretendenti, San Benettese e Teramo, che comunque hanno vinto anche. Lo snodo di questo campionato è stato individuato poc'anzi dai nostri tifosi, da Raul, nella partita di Sora, quindi un Chieti in crescendo. Sì. Milozzi del CONI provinciale. Sì, diciamo che la tua impressione. Allora, oggi è stata un'ottima partita dal punto di vista sia tecnico che tattico. Abbiamo iniziato a vedere il mister Ignoff, insomma, la sua mano sulla squadra, un bellissimo gioco. Un risultato anche ampio contro un buon Termoli. Diciamo che questo Chieti ci fa sognare. Come ben detto prima, la partita di Sora è uno svincolo importante, però sono convinto che la squadra, motivata anche da una grande società dietro le spalle, sta lottando veramente su ogni pallone e potrà fare un'ottima figura e speriamo salire di categoria. È una squadra che cresce e finalmente con questo 3-0 dà l'impressione della compattezza e della solidità. Esatto, sono pienamente d'accordo con questa considerazione. Il Chieti oggi forse ha fatto la prestazione migliore. La squadra sta crescendo sia fisicamente che tecnicamente, quindi ci sono ottimi margini ancora di miglioramento. Noi siamo fiduciosi perché questa è una squadra che deve lottare fino all'ultimo respiro, fino all'ultimo secondo. Grazie Cesare, quindi sinergia con la città, squadra che cresce. Agli appuntamenti prossimi si profilano degli snodi importanti per il futuro, diciamo, di questo campionato. Auguri a questi tifosi, a questo meraviglioso pubblico. Qui dall'Angelini è davvero tutto.